Buongiorno, buon vlogmas numero 23. In realtà stamattina sto litigando con la macchinetta, prima mi si è appannata, adesso mi dava i video brevi, però vabbè, ok, sono riuscita a risolvere il problema. Detto questo, stamattina ho questa super bellissima tazza nuova di Natale. Sì, io sono una di quelle persone che i regali di Natale, se glieli date prima, li apre prima. Vedo un po' diverso dal solito, con un'angolatura diversa dal solito, quindi bear with me, abbiate pazienza. Speriamo insomma che questa inquadratura sia decente. E perché? Perché in realtà, come vedete, io ho l'Hobonichi Techno, l'Hobonichi Techo Kausen, quindi la Kausen dell'Hobonichi, l'ho usata tutta quest'anno, infatti è tipo devastata. In realtà manca ancora una settimana, quindi in realtà ho ancora una settimana per usarla, ma come ogni anno la mia migliore amica mi ha regalato l'agenda per Natale e quindi ho quella nuova. Guardate che differenza tra questa e quella. Cioè, ci sta un... aspettate, ok, c'è tipo un abisso tra le due. Detto questo, ci sono alcune piccole cosine che io faccio prima di iniziare un'agenda, tra cui appunto, come vedete, mettere il calendario sulla prima pagina del mese, perché è dove mi scrivo i compleanni. È la mia seconda Kausen, perché in realtà quella appunto del 2023 è la prima che io abbia mai usato. E mi piace da impazzire. Per chi non la conoscesse, l'Hobonichi, la Kausen, ha l'anno insomma che avete in corso, perché ovviamente questo è il 2024, lo scorso anno e l'anno successivo, la vista annuale divisa. Parecchie persone non sanno questo come usarlo, io lo uso per tracciare il ciclo, così che mi ricordo tutti i mesi quando mi è iniziato. Dopodiché ha la vista mensile, non solo parte da dicembre dell'anno prima, ma arriva a marzo dell'anno successivo, quindi avete tutto lo spazio insomma per prenotare, per segnarvi gli appuntamenti. Dopodiché è settimanale per insomma tutte le settimane dell'anno. Dopodiché ha anche una parte giornaliera e costicchia, non è propriamente economica come agenda, però a me piace proprio perché secondo me è tre agende in una. Inoltre, quest'anno, a differenza, quindi nel 2024, a differenza del, prendiamo una pagina vuota, a differenza del 2023, aspettate, ok, 2023 non esisteva la versione inglese, quindi ha tipo delle frasi motivazionali, cose così, ma sono scritte in giapponese e io non lo capisco il giapponese. Quest'anno siamo riusciti con la mia migliore amica a prendere quella in inglese, quindi le frasi sono in inglese, quindi effettivamente quest'anno le capisco capisco quello che ci sta scritto. Detto questo, siccome ieri non ho bloccato per niente, per chi non lo sapesse, per chi se lo fosse perso, ieri il 22 dicembre è il mio compleanno, ho fatto 32 anni, sentite quanti due tra l'altro, ho passato la serata con gli amici. E quindi ho pensato di portarvi questo video anziché un vlog, magari chiacchieriamo appunto insieme. Allora, in realtà partiamo da un presupposto, che queste qui io le metto solo all'inizio dei mesi, perché come vedete nelle pagine, ovviamente nel mensile non serve, nelle pagine settimanali già c'è, e tra l'altro io la uso praticamente per niente. Perciò, mentre in quest'anno le ho utilizzate anche per cui questi sono di Helen, vi lascio il link nell'info box, è una youtuber e ha anche un gruppo Facebook per chi la segue e per chi sa, per chi è sul gruppo quelli sono gratuiti. E
E insomma le avevo messe anche all'inizio di ogni settimana per coprire quelle diciamo già prestampate, però in realtà poi io non ci faccio assolutamente riferimento al mensile e quindi ho preferito non stamparle per quest'anno, ma stamparle appunto solo, cioè per l'anno prossimo, ma stamparle appunto solo esclusivamente per l'inizio della parte giornaliera dei mesi, perché la pagina è bianca. La pagina è completamente bianca, non ha niente, perciò ho preferito averli così da avere un riferimento, per quanto comunque sono sul fondo di tutte le pagine giornaliere. Cioè una pagina sì, una pagina no, ha il calendario alla fine. Detto questo, iniziamo. Ogni anno io cerco di dare un tema al mio compleanno, quindi il tema del mio compleanno del 2022 erano i libri, il tema di quest'anno erano i viaggi e infatti tipo eravamo tutti in super tuta, super comodissimi, che insomma perché l'idea era quella di indossare l'abbigliamento per cui con cui si sarebbe eventualmente partiti nel caso in cui fossimo dovuti salire insomma su un aereo. C'era qualcuno anche con i jeans, sfido chiunque, io partirò. Qualunque viaggio io abbia mai fatto, sono sempre partita con la tuta. Non la porto in maniera regolare, la tuta non è un indumento che mi piace particolarmente, però per i viaggi sì. L'unico viaggio in cui effettivamente ero vestita un po' strana è stato il viaggio quando sono andata negli Stati Uniti per andare lì un anno, e questo perché indossavo la tuta. Ma sotto avevo le magnum, avevo gli anfibi, per capirci, per chi non li conosce, sono anfibi tipo militari. E li indossavo, sono partita l'8 di agosto, non perché facesse freddo, ma perché dove sono poi effettivamente andata faceva freddo, cioè hanno degli inverni parecchio lunghi e le magnum pesano tantissimo, quindi in valigia non mi avrebbe portato via gran parte del peso e non me lo potevo permettere, e quindi ho preferito indossarle. Un'ammazzata, lasciatevelo dire. Quindi da lì ho deciso che qualunque tipo di viaggio avrei fatto, l'avrei fatto il più comoda possibile, appunto, ecco, a meno che non devo andare in un posto super freddo, ho un limite di peso delle valigie, e allora a quel punto ovviamente l'indumento più pesante lo porto addosso. In realtà poi nel 2011 sono andata di nuovo negli Stati Uniti, quindi ho preso di nuovo un aereo per un lungo periodo, e è stato un metti e leva le scarpe continuo, perché per chi non lo sapesse, per accedere negli Stati Uniti, per superare i controlli, vi fanno togliere anche le scarpe, e quindi ho optato in realtà per delle scarpe che sono facili da mettere e da togliere. E infatti ho comprato un paio di Vans. Le Vans non sono propriamente le scarpe che io porto giornalmente, per me sono assolutamente troppo basse, in più non sono assolutamente il mio stile. Forza, vieni via senza strappate, ok. In più non sono assolutamente il mio stile, però sono facili da togliere e mettere, perciò sono super comode per i viaggi. Secondo me non ho avuto ancora occasione di indossarle, perché in realtà il viaggio che dovevo fare è stato poi bloccato dall'inizio della pandemia, e quindi sono rimaste nella scatola. Però insomma l'idea era quella, perciò eravamo quasi tutti in tuta praticamente, per la felicità di mio marito, perché mio marito odia tipo, da noi si dice acchittarsi, quindi odia tipo tirarsi al lucido, e quindi lui vivrebbe in tuta fosse per lui tutto l'anno. E quindi poter effettivamente insomma, venire alla mia festa di compleanno con la tuta per lui è stata super approvata, insomma, questa scelta da lui. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo preso la pizza al metro, in modo tale che poi non abbiamo dovuto pulire più di tanto, e ce la siamo spassate. Eravamo una decina di persone. Ma sono quelle persone che sono quegli amici talmente tanto stretti che sono famiglia fondamentalmente, e quindi ci siamo divertiti tantissimo, tipo abbiamo parlato, cioè alla fine siamo stati, allora abbiamo iniziato, su per giù insomma che sono arrivati diciamo quasi tutti, che erano le 8:30, le 9 più o meno,
e siamo stati a chiacchierare tipo fino alle 2, le 2 e mezza, cioè le ultime persone sono andate via alle 2. E questa è una cosa che in realtà a me piace tantissimo, perché a me piace proprio creare quell'ambiente lì, a me piace essere quella casa dove tutti gli amici vanno, fondamentalmente anche perché sono molto molto pigra, odio essere all'esterno con il freddo e quindi l'idea di dover girare per la città, e la nostra è una città che l'inverno è freddo e umido, è stato proprio, cioè, assolutamente no, cioè piuttosto preferisco mettere a disposizione casa tutti i sabati sera agli amici pur di stare insieme, ma assolutamente non esco. Adesso io qui sotto vado a segnare i compleanni, quindi penna, pennino. E appunto all'inizio di ogni mese, questo è esattamente quello che faccio. Fatemi sapere nei commenti se volete magari un video tipo, non so, settimanale oppure mensile di come organizzo l'agenda. E noi ci vediamo domani con il penultimo dei Vlogmas.